Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Veni, Santi Spiritu, veni, umen caudium, veni, Santi Spiritus, veni, Spiritu, veni lumen caudium, veni Sancti Spiritus, veni, veni Sancti Spiritu, veni lumen caudium. Veni, Santi Spiritu, veni, veni. Vieni, Spirito del Padre, vieni, luce del cuore, scendi nella mente, scendi nel cuore, scendi nel corpo. Vieni, Padre dei poveri, vieni, vieni a rompere tutto quello che ci impedisce di avere la pace e di avere la verità che rende libera. Vieni spirito di amore, vieni spirito di pace, noi abbiamo fiducia in te, tu sei solo colui che ci può dare la pace, solo colui che ci può dare la felicità vera in questa terra. Grazie Spirito Santo per la tua venuta, grazie per la tua presenza, grazie per te, grazie per Madonna, per la Madonna che ci sta vicino e che prega con noi, che ci guarda con amore. Grazie, mammina. Grazie anche a te, Santa Gemma, che ci accompagna in questo cammino, in questo tempo difficile. Amen. Oggi noi parleremo, condividiamo sul versetto 4, il versetto di Efesini, capitolo 4, il versetto 2, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, supportandovi a vicenda con amore e pace. Ecco, in questo tempo difficile della pandemia, c'è la prova della malattia, ma anche c'è la prova delle relazioni. Alcune situazioni ci fanno più male delle relazioni. Non c'è solo la malattia, c'è anche, come dicevo, le relazioni che alle volte non sappiamo gestire, e vediamo con questo tempo di confinamento che vediamo veramente alle volte la nostra impotenza a vivere con gli altri. Ecco, San Paolo viene a dirci: dobbiamo sopportarci con amore e pace. Ma che cosa significa? Come io posso sopportare l'altro? Secondo me, Paolo non diceva: sopportare significa l'altro mi fa male, io lascio, dico perdono finché io non posso più perdonare. No, io penso che sopportare qui è la stessa parola, è lo stesso senso di Gesù che dice: siate misericordiosi gli uni verso gli altri. Un po' così, no? E avere misericordia verso il fratello. Ma come posso essere misericordioso verso il fratello se io non so di avere ricevuto misericordia? Allora, per questo, dopo questo pensiero di pace, io ci invito a andare davanti a un'immagine della santa faccia di Gesù, il santo volto, e di guardare negli occhi di Gesù e dire: Gesù, come mi vedi tu? Lasciare penetrare questo squalo di Gesù in noi, che ci ama, che ci perdona, e chiediamo anche per le situazioni, per le persone che ci fanno soffrire. Gesù, come vedi questa persona? Come vedi questa situazione? Ti prego, Gesù, liberami della collera, liberami dell'ira, liberami della vendetta, liberami di tutto ciò che io dico per giustificare questo sentimento dentro di me che mi impedisce di sopportare questa persona o anche questa situazione e anche Dio. Liberami, non
non, come si dice, non è obbligato che io sia schiavo di questo. Il mio corpo, il mio cuore è il tempio dello Spirito Santo. Gesù, aiutami a liberarmi di tutto questo, tutte queste cose e di avere lo Spirito in me. Grazie Gesù. Buona giornata.